In questo problema una pallina o un blocco di massa m, è lo stesso, viene lanciato verso l'alto con una certa velocità iniziale nota, quindi è nota la velocità iniziale e la massa del blocco o della pallina. Se questa velocità è sufficientemente grande, la pallina riesce ad arrivare a contatto con questa molla appesa al soffitto che, si trova a una distanza da terra hb. In tal caso la pallina inizia a comprimere la molla fino a un certo punto che si chiama C, ma punto di massima compressione. C'è da analizzare tutte le trasformazioni di energia e calcolare l'altezza del punto C. Innanzitutto non è detto che la pallina riesca ad arrivare fino alla molla. Per farlo deve succedere che la sua energia cinetica iniziale sia almeno uguale e quindi maggiore o uguale all'energia potenziale gravitazionale del punto B dove si trova l'estremità della molla. Quindi un mezzo mv alla seconda, l'energia cinetica iniziale, deve almeno essere uguale a mghb, da cui abbiamo una velocità minima per almeno raggiungere la molla, che è la radice di 2ghb. Al di sotto di questo valore, 2ghb sotto radice, la pallina non arriva alla molla. Dunque, dando per scontato che la velocità iniziale della pallina superi questo valore, andiamo a cercare il punto C con la solita tabella che riporta in verticale le tre posizioni ABC, in orizzontale le colonne con le varie forme di energia, cinetica, potenziale gravitazionale, potenziale elastica, meccanica. Meccanica è la somma delle tre precedenti. Cominciamo dal punto A, terra, un mezzo mv alla seconda, energia cinetica iniziale della pallina. Poi energia gravitazionale 0 perché la pallina è a terra e energia elastica della molla 0 perché la molla non è compressa e non lo sarà nemmeno in B, la molla sarà compressa soltanto in C. Infatti nel punto C l'energia potenziale elastica della molla è un mezzo KE per l'accorciamento al quadrato. L'accorciamento è questo tratto ZC che va da B a C. Vediamo quindi la colonna dell'energia gravitazionale, abbiamo detto all'inizio non c'è. A metà strada l'energia gravitazionale aumenta, nel punto B vale mghb, nel punto C vale mghc e progressivamente con l'aumentare dell'energia potenziale gravitazionale diminuisce l'energia cinetica della pallina, che infatti parte con questo valore e nel punto B avrà un valore minore. Ora possiamo analizzare le trasformazioni di energia, tutta cinetica all'inizio. Come infatti vediamo in questa riga c'è soltanto questa casella piena, energia cinetica iniziale che durante la salita un poca rimane energia cinetica, ma in parte diventa potenziale gravitazionale, quindi diminuisce la cinetica, aumenta la potenziale gravitazionale. Quando poi si arriva in B, da B a C, l'energia cinetica, che la pallina in B, cioè un mezzo mvb alla seconda, in parte va in ulteriore energia potenziale gravitazionale e il resto va a comprimere la molla, energia potenziale elastica, cioè viene accumulata in parte nella molla. Facciamo un esempio numerico inventato. 10 joule di energia cinetica iniziale. Poi, quando la pallina arriva in B, ha ancora 6 joule di energia cinetica e 4 sono diventati energia potenziale gravitazionale. Questi 6 joule residui di energia cinetica poi diventano, magari un altro diventa ancora energia gravitazionale. Gli altri 5 vengono accumulati dalla molla. Quindi nel punto C avremo, in base a questo esempio inventato, 5 joule di energia gravitazionale e 5 joule nella molla, per un totale di 10 joule che erano i 10 joule iniziali cinetici. Quindi l'energia cinetica iniziale diventa in parte gravitazionale in B. Rimane ancora un po' di energia cinetica in B, che poi va un poca ancora in gravitazionale e il resto accumulata nella molla. La nostra incognita è l'altezza del punto C. Ci conviene ignorare il punto B per adesso e lavorare tra A e C, quindi conservazione dell'energia meccanica tra A e C. Per quale motivo si conserva? Perché non c'è attrito. In assenza di forze dissipative si conserva l'energia meccanica. Quindi energia meccanica in A è l'energia cinetica uguale a la somma di questi due termini di energia, che è l'energia meccanica in C, quindi gravitazionale in C più elastica in C. L'incognita è HC, ma anche ZC è incognito, cioè l'accorciamento della molla BC. Ma sono legati, infatti, HC è la somma di HB più l'accorciamento BC, quindi HC è uguale a HB più ZC.
In questo modo l'equazione non ha più due incognite, ma ne ha una sola. Infatti, dopo la sostituzione abbiamo energia cinetica in A e questa diventa mg HB più mg ZC, avendo appunto fatto questa sostituzione HC uguale HB più ZC, e poi si ricopia l'energia elastica. Viene un'equazione di secondo grado completa nell'incognita ZC, che è questo accorciamento. Portiamo tutto a destra. Ordiniamo i termini, prima il termine ZC al quadrato, poi ZC, poi il termine noto. Quindi risolviamo con la formula risolutiva dell'equazione di secondo grado, formula ridotta, quindi meno la metà di questo termine, più o meno la radice quadrata, il termine al quadrato, meno il prodotto dei due coefficienti, quindi KE per tutta questa parentesi, diviso KE. Ora, se chiamiamo questa cosa che ho colorato in verde con la lettera D grande, vediamo che le due soluzioni si possono scrivere meno mg più o meno mg al quadrato più D grande sotto radice. E questa quantità D grande è sicuramente positiva, o almeno non negativa. Infatti, se è vero che la pallina arriva almeno fino a B, vuol dire che è soddisfatta questa condizione, cioè VA al quadrato. Anzi, mVA al quadrato è maggiore o uguale di 2mghB. Cioè il termine mVA al quadrato è questo ed è maggiore o uguale di 2mghB, che è quest'altro termine qui. Quindi questa parentesi ha il secondo termine più grande del primo, quindi è una parentesi di valore negativo. Ma con il meno davanti, tutta la quantità verde che ho chiamato D è positiva, perché è meno KE per questa cosa negativa. Quindi D è maggiore o uguale a 0. Allora il risultato di questa radice quadrata sarà sicuramente più grande di mg, perché la radice quadrata, perché se non ci fosse D sarebbe esattamente mg il risultato della radice quadrata, ma il discriminante è maggiore di mg alla seconda. E quindi estraendo questa radice quadrata otteniamo un valore maggiore del solo termine mg. Perciò, quando andiamo a calcolare il primo delle due soluzioni ZC1, quella con il segno superiore, con il segno più, otteniamo meno mg più una cosa più grande di mg, quindi otteniamo sicuramente un risultato positivo. Quando invece andiamo a cercare l'altra soluzione col segno meno, viene meno mg meno una cosa ancora più grande di mg, sicuramente un risultato negativo che non è accettabile, perché per come abbiamo definito ZC è sicuramente positivo, essendo l'accorciamento da B a C. Quindi la matematica ci garantisce che se la pallina arriva almeno a B, grazie a una velocità iniziale almeno maggiore di questo valore, allora le due soluzioni ZC, soltanto una è accettabile, è positiva, l'altra è negativa e non è accettabile. Quindi il problema, pur avendo matematicamente due soluzioni ZC, ne ha una sola che sia fisicamente accettabile. Una volta trovato questa soluzione ZC, basterà sommarla all'altezza di B, che era un dato del problema, per trovare l'altezza di C.